Chiara Caselli al Valdarno Cinema 16 ieri sera, incontro con gli spettatori per colei che partecipa anche alla rassegna con il corto Molly Bloom in veste di regista. Un dialogo sulla carriera e sulle tante esperienze più o meno difficili sui set, non solo italiani, nel fascino comunque intramontabile della settima arte. Allora, Molly Bloom è proprio l'Ulisse, è l'ultimo capitolo dell'Ulisse. E nell'ultimo capitolo dell'Ulisse Joyce fa un'operazione folle e meravigliosa, cioè dà voce, cioè anzi dà corpo e forma quello che forma apparentemente non ha, che è il nostro pensiero. In questo caso il pensiero di Molly è come se tu immaginassi di essere a letto di notte, sveglio, e che fa il tuo pensiero? Vaga tra passato, presente, futuro, preoccupazioni del quotidiano, desideri, frustrazioni, arrabbiature. È quello che lui fa, Joyce, nell'ultimo capitolo, in cui la protagonista è Molly, che è la moglie del protagonista dell'Ulisse, che si chiama Leopold Bloom. Senta, dietro la macchina, ora si vede più, nei prossimi 10 anni, dietro o davanti la macchina presa? Non so, non ci penso. Seguo quello che sono i desideri e le necessità del momento. Poi sono anche fotografa, ad esempio adesso sto preparando una mostra per Milano il 16 di maggio e quindi diciamo Molly Bloom è stata la prima volta in cui sono riuscita a mettere assieme il fatto di essere attrice e di essere anche autrice di uno sguardo che può essere regista o fotografa, e quindi per un attimo le cose hanno combaciato, altrimenti è una vita abbastanza schizofrenica. Stasera ricordiamolo, premio Marzocco alla carriera a Marco Bellocchio, poi domani sera le premiazioni per i vincitori.